da Primo Canale News. E accanto alle buone notizie ci sono anche quelle cattive nella giornata. Un'ora e mezza al 118 di Genova, 60 minuti con i medici e gli infermieri che 24 ore su 24 gestiscono le emergenze in tutto il territorio. Vediamo questo reportage di Francesca Baraghini. Traffico in tilt questo pomeriggio a Genova per un centinaio di lavoratori di sigle sindacali. Sempre più minaccioso sul mercato dei fiori di Valle Arnea, se non verrà saldato il debito con Maltauro c'è il rischio di fallimento. Ci spostiamo a Imperia dove c'è Antonio De Via. Mare inquinato e divieto di balneazione, 245 turisti pronti a fare causa al comune di Sestri Levante per una vacanza rovinata. Sentiamo Nur El Gaguai. Non ci sono altri aggiornamenti dalla nostra redazione, l'informazione continua sul nostro sito primocanale.it. Grazie per l'attenzione.